e non solo. Ironia, irreverenza e spaesamento di cui la Mupi mostra a Castel dell'Oro saranno in mostra dal 14 marzo al 12 aprile del 2015. Sono 180 lavori che rappresentano la tua vita artistica. Beh certo, chi fa questo mestiere, i propri lavori sono certamente una somma di ricordi, evoluzioni, cambiamenti assieme al cambiamento nel corpo, nella mente di ognuno. E noi abbiamo la possibilità di fermare in tanti momenti della nostra vita attraverso i lavori il nostro percorso. Ma non è questa una cosa fondamentale, è il fatto di poter trasmettere agli altri delle provocazioni, delle emozioni, delle sensazioni perché attivino la loro capacità del pensiero, che molte volte sonnecchia. Ecco, noi cerchiamo di stimolarli in questo. Stimolo e sollecitazione. Dario Pusani e la musica. La musica è stato il mio grande amore da piccolo. Volevo fare il direttore d'orchestra, ma non fu possibile perché mio padre era un industriale, mi voleva l'industria con il mio gemello Sergio, per cui dovette interrompere gli studi di pianoforte per laurearmi in economia e entrare nell'azienda, poi la vita a porta là dove nessuno può prevedere mai. E quindi arrivi laddove poi io volevo arrivare, cioè comunque fare l'artista, anche se non della musica ma delle arti visive. Parliamo di San Giovanni a Carbonara, il mobio Colletta di Napoli e i laboratori d'arte rivolti ai giovani. Sì, è un progetto che noi abbiamo avviato con una fondazione che i fratelli di Napoli hanno creato in ricordo dei nostri genitori a Roma, già da 7 anni, abbiamo più di 2300 bambini ai quali insegniamo la musica come veicolo della loro formazione. Vorremmo portare questo progetto in altre città, naturalmente Napoli è la mia città natale, quindi alla quale siamo legati, per cui faremo un'asta il 28 di marzo per raccogliere fondi per questo progetto, ma io ho donato le opere alla fondazione, quindi qualsiasi opera che piacesse ai visitatori eccetera può essere acquisita con una donazione alla fondazione che servirà per sostenere i progetti della fondazione di musica, si chiama L'arte, la musica va a scuola, e anche di arte, l'arte va a scuola, cioè contribuire alla formazione dei bambini quando sono piccoli perché possano crescere e diventare persone migliori. E soprattutto operiamo nei quartieri difficili delle città, a Roma, nelle periferie, e lo stesso vogliamo fare su Roma perché lì c'è più rischio di devianza. Vero, vero. Quanto c'è di taglio sociale nelle tue opere? Beh, i lavori dal 2000, dalla mostra di New York del 2001, e lì è cominciato il tema del sociale perché? Perché il tema dell'attacco alle due torri, ma il primo lavoro Speak in Paradise, dove ci sono le due burzelle, la napoletana e l'americana, che si parlano sulle due torri che io fotografai l'anno prima dell'abbattimento, la dicono lunga come il dialogo tra le persone, che è un elemento di grande forza di Napoli, con i banni stesi che uniscono i due balconcini, per esempio in America non esiste perché le finestre dei grattacieli sono sigillate. Però lì c'è una tecnologia avanzata, c'è una società che è avanti a noi tanti anni, ecco, lì in quel quadro ho voluto unire i due lati positivi di una realtà umanistica, quella napoletana italiana, e di una realtà tecnologica avanzata, quella americana. Ecco, la fusione delle due cose sarebbe la perfezione. Da lì è nato il tema sociale, cioè che riguarda le persone e soprattutto il loro intimo, il loro approccio alla vita, alle relazioni, e quindi al progresso, che è una cosa molto importante, ma anche alle tradizioni, che sono le radici.
quindi un discorso complesso comunque tocca tutte le persone. E quei temi secondo me sono quelli che un artista oggi deve affrontare, perché l'arte non è più come prima il ritratto di una persona, perché poi la fotografia ha sostituito questo ruolo, non è più il paesaggio, il vaso di fiori, ma l'arte deve trasmettere delle provocazioni, far riflettere e cercare di stimolare le persone a guardarsi dentro. Grazie a Dario Cusano.